La natura impone la violenza. E chi preferisce vivere senza prevalere e senza uccidere è costretto ad abitare nell'ombra protettiva delle foreste. Perché è sufficiente per un orango timido e vegetariano uscire nella luce della savana che... Il leopardo si è slanciato a colpo sicuro, la scimmia non a scampo. È un cucciolo di leopardo, gli piace giocare, ma il suo è il gioco della morte, irrimediabile e senza allegria. I testi dicono che l'anaconda, tra l'altro, si nutre di piccole scimmie. Ma un conto è un libro e un conto la realtà. Siamo a Rio Muni, in Amazzonia. La scimmia è una platirrina e non è piccola. In compenso l'anaconda è gigantesco, 6 metri e più. È qualche cosa che succederà ogni giorno a centinaia di scimmie. Ma questa non vuole essere una delle 100. Guardate come le mani si aggrappano disperatamente alla terra, a un filo d'erba, alla vita. Gli aborigeni australiani hanno negli occhi, sotto la fronte bassa, lo stesso sguardo di Morgan Joao, il cacciatore di cervi della Patagonia. In tutto il mondo a chiunque può venire il momento di quello sguardo. Guardano a quel modo i cacciatori, nell'attimo in cui danno la morte. Nonché tutti coloro che la danno non per la caccia, ma per qualsiasi altro motivo. Trafiggere un canguro scagliando una lancia col propulsore è già un'impresa straordinaria, ma abbattere un pipistrello gigante con il boomerang rasenta l'impossibile. La volpe volante, quasi 1 metro d'apertura alare, ha una centrale ultrasonica nelle orecchie che le permette di evitare con l'incalcolabile velocità di 8 millesimi di secondo un oggetto che cerchi di colpirla. Eppure, contro un simile bersaglio, gli aborigeni di Cape Melville, nel Queensland, sanno adoperare un'arma dalla traiettoria imprevedibile come il boomerang. La caccia ai pipistrelli giganti è assai vantaggiosa. I proiettili non vanno sprecati e la selvaggina è di un sapore delicato, con carni bianche più dolci di quelle di un coniglio. Le gazzelle di Grant, o i bufali australiani, sono molto più veloci dell'uomo, ma non riescono ad evitare che il loro persecutore giunga a portata di lancio. Il grande vantaggio dell'uomo sugli animali è che si associa, che caccia in gruppo. In questo caso, egli si alterna nella corsa con i compagni, fino a fiaccare la resistenza dei bufali, per spingerli, terrorizzati, verso agguati definitivi.
L'uomo ispira spavento agli animali e lo shock spesso li uccide prima della lancia. Questo può avvenire ai gibbosi congoni delle pianure etiopiche, ai lanosi waterbuck estafricani, agli oryx dalle corna a spada e perfino ai colossali elefanti del Congo. Ma l'uomo sa di far paura? Forse no. Perché stranamente l'uomo, mentre stermina gli animali, sogna nel tempo stesso di essere amato. Come nel vecchio mito dell'Eden. Gli uomini non si contentano di fare le cose, vogliono che abbiano un significato. Così non si contentano di succhiare il sangue ancora fluido e tiepido dalle vene di una femmina d'antilope morente. Vogliono che sia un'operazione religiosa, rituale. Altrimenti come si farebbe a distinguersi dagli altri animali che fanno le cose in maniera insensata?